Yeah. Okay. Okay. you Buonasera buonasera a tutti e ben ritrovati a Bitonto in Camerino. Terza puntata di questa terza stagione del format dedicato al ritiro del Bitonto qui nelle marche a Camerino. Siamo sempre collegati dal relè Villa Fornari che ci ospita e che ringraziamo appunto per la disponibilità e per l'ospitalità. Ringrazio chiaramente Radio Doppio Zero che ci aiuta nella messa in onda di questo uh, format. Credo che stasera, visto quanto è successo fino a pochi secondi prima della diretta, Portare al termine questa diretta sarà, non, non sarà facile, non sarà semplice. Passo subito a presentare il ricco parterre di ospiti che abbiamo questa sera qui con noi perché vogliamo fare questa sera un punto della situazione sul, sull'andamento del ritiro a Camerino del Bitonto con lo staff tecnico eh, capitanato, cappeggiato da mister Claudio De Luca. Buonasera mister. Grazie, buonasera. Grazie. Dall'altro lato invece do il benvenuto, abbiamo messo i nuovi, ehm, le nuove figure dello staff al mio fianco e poi diciamo, i veterani un po' più distanti. Da quest'altro lato do il benvenuto al professor Giovanni Musa che è il preparatore atletico. Buonasera a tutti. Ora <ride> c'è Jurino che già sorride, ma prima di Jurino vado per diciamo, anzianità di permanenza al vice Gigi. Anaclerio buonasera Gigi buonasera, e ora andiamo da Gianni Iurillo che continua a ridere ecco perché dicevo che sarà molto dura mister portare no, no, no. al termine questa puntata buonasera Giacuano buonasera a tutti <ride> 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 per fortuna, così non andasse bene e allora devo anche ringraziare due ospiti d'eccezione che non sono inquadrati questa sera ma sono presenti, non in collegamento. No, si sono messi in macchina stamattina e dopo tante peripezie sono arrivati qui anche loro a Camerino. Sì. E sono Starsky ed Acci, abbiamo, abbiamo deciso di soprannominarli così in questo weekend marchigiano. E sono Mario Sicolo, direttore del Dabitonto, e Mario Romano, giornalista di Data Sport, che sono qui presenti. Dietro le telecamere, ma che contribuiranno con le loro domande a, portare, a dare uh, spunti di riflessione per questa puntata. Buonasera ad entrambi. Buonasera, è un piacere stare con voi. Saluto a tutti quanti voi, ovviamente Hatch è il nome inglese, non è diciamo lottaggio. <ride> ecco, ecco le, le difficoltà chiaramente aumentano e si elevano. Mister partiamo allora subito con, con le, cose con le, le con, Cerchiamo di dare un barlume di serietà a questa. A questa puntata iniziamo ad analizzare un po' quello che, ehm, come sta procedendo il, il ritiro e ehm, come stanno andando questi giorni di lavoro e eh, soffermiamoci anche un attimo su quelle che sono state poi le due gare, eh, i due test che abbiamo avuto eh, contro, che il Bitonto ha affrontato contro la rappresentativa locale di Camerino e il Potenza Piccina per capire un po' quelle che sono le risposte che hai ricevuto dal gruppo. No, sta andando bene perché come avete visto c'è. <ride> un ambiente segreto subito, il giusto feeling tra tutti quanti, tra noi dello staff, tra i ragazzi, e con, uh, con qualcuno dello staff, magari io avevo modo di, di conoscermi già da prima, con Gianni, perché abbiamo lavorato insieme tanti anni fa e perché addirittura abbiamo giocato insieme quando io ero molto molto giovane. Okay. Con Gigi ci siamo trovati... Okay. <ride> sì. Con Gigi siamo trovati magari da avversari sul campo e anche con Gigi è nato subito un gran feeling, ma c'è la giusta armonia che ci deve essere quando non si lavora, quando si può ridere, si può scherzare, perché poi sul campo comunque ognuno di noi ha dei compiti e dei ruoli ben, ben precisi. Lo stesso vale con la dirigenza e tra i ragazzi si sta coltivando un ottimo gruppo grazie anche a una base esistente degli anni, degli anni precedenti. Uh, le amichevoli ci hanno dato naturalmente delle buone indicazioni ancora presto però il lavoro, i carichi di lavoro sono anche tanti però le indicazioni sono positive non tanto per i risultati perché lasciano il tempo che, che trovano ma per come uh, i ragazzi si sono messi a disposizione per quello che comunque hanno lasciato int intravedere con tutti i carichi di lavoro di cui stavamo parlando prima. Oggi tra l'altro ti sei anche messo e soffermato un po' su quella che è, è la prossima il prossimo allenamento la fermana proprio anche in un'ottica di entrare sempre più in quello che è il clima partita, le dinamiche appunto di avvicinamento alle partite. Stai preparando questa partita come se fosse poi sostanzialmente non un semplice allenamento ma una partita di campionato vera e propria. Sì, un modo anche per far capire ai ragazzi quello che sarà il nostro modo di lavorare durante, durante la settimana tipo, con la possibilità di analizzare le partite, di vedere i video degli avversari, di poter lavorare sul, sul campo e soprattutto di potenziare il nostro, il nostro sistema di gioco, il nostro modo di intendere il calcio. Serve soprattutto, più che guardare l'avversario, cercare di migliorare noi giorno per giorno e quindi abbiamo iniziato anche da oggi a dare queste indicazioni che poi possono essere indicazioni utili per il futuro. Iniziamo a ruotare un po' con le domande. Passo al professor Musa. Prof, le risposte che ha avuto da un punto di vista fisico dal lavoro portato avanti dai, dai, dai ragazzi? E poi ti faccio un'altra domanda perché molti dicono che il Bitonto forse è partito troppo presto. Qualcuno è preoccupato perché magari fisicamente tu. Che sicuramente capisci ne capisci più di noi tutti. Quali, quali risposte vuoi dare a questi dubbi, a questi quesiti che magari sono emersi nei giorni scorsi? Eh, allora innanzitutto, partire prima non è. Molto spesso si pensa, come hai detto tu, che potrebbe essere qualcosa di negativo, invece io penso che facciamo, partendo prima così riusciamo a fare le cose con più calma, eh, riusciamo a prendere giustamente i tempi giusti, a fare i giusti recuperi e è anche un modo per amalgamare il gruppo. Detto questo eh, c'è stata tanta disponibilità da parte dei ragazzi, eh, molto spesso soprattutto in questi giorni il preparatore è quello più odiato no? perché comunque eh, si lavora tanto, eh, però devo dire che i ragazzi nonostante tutto si sono sempre messi a disposizione, non si sono mai lamentati, eh, sì, si scherza, si crea gruppo, però quando si inizia a lavorare c'è massima disponibilità, professionalità e serietà. E questa è una cosa positiva, anche perché aiuta e agevola il mio lavoro. Come le trovate, eh, prof, anche dopo la pausa estiva? Perché sappiamo che eh, prima del ritiro, prima del raduno, eh, ti sei sentito con loro, hai preparato anche un lavoro personalizzato, specifico. Quindi come le ritrovati e il livello di condizione fisica sì, generale? Nonostante è? tutto la condizione iniziale è stata... Più che sufficiente, perché comunque, come hai detto tu, i ragazzi li ho, li ho seguiti qualche settimana prima, alcuni hanno fatto poca vacanza, purtroppo, perché penso al gruppo ex di l'anno scorso, no, del Bitonto che ha fatto i playoff quindi hanno recuperato, hanno avuto qualche settimana in meno, però nonostante tutto si sono, uh, hanno continuato ad allenarsi e quindi siamo già partiti da una buona condizione. Non, ho, non abbiamo in questo modo lavorato più di tanto, ecco, perché la condizione è già dalle prime ore abbiamo visto dai vari dati che abbiamo, che comunque è una buona condizione. Non è ancora sufficiente, ma buona. Guai, se fosse buona già a questo punto saremmo, saremmo fuori, fuori fase. Passo invece ora a, a Gigi Anaclerio, che è un, è un po' ormai l'uomo simbolo ne, nello staff tecnico, non me ne voglia di Urino, ma solo davvero per, per anzianità di permanenza, perché passano gli anni cambiano gli allenatori, i giocatori, persino i nomi e i colori delle società, ma Gigi Acclair c'è sempre, è ormai un baluardo a Bitonto, che è diventato un po' la tua seconda sì, casa, un simbolo della Ho presidenza prima, sarò, sarò un grosso raccomandato, quindi... <ride> però sto bene a Bitonto, mi ha accolto bene, si lavora bene, quindi è bello stare qui a Bitonto. L'affiatamento. Uh, anche che tu avete diciamo, i rani insieme chiaramente, a Gianni, uh, l'affiatamento che si è creato in questo uh, staff tecnico e, e soprattutto poi il legame con mister Claudio De Luca, sì. siete credo no, coetani se, sì, se non sbaglio. Siamo okay. no, non lo conoscevo uh, il mister come allenatore, lo conoscevo come avversario, sì, però posso dire che è un allenatore che uh, mi ispira molto perché è una persona che lavora giorno e notte ha dei principi a cui a me piacciono molto e speriamo di fare bene perché c'è tutto quello che serve per, fare, per arrivare a un obiettivo importante. Vado da, 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 da Iurino che è già microfonato, grazie, grazie a Gigi. Gianni, quest'anno è un anno anche magari zero perché negli ultimi anni sei stato abituato a lavorare almeno negli ultimi due anni con i portieri sappiamo Figliola, Zinfolino quest'anno è un po' cambiato il, il panorama le prime impressioni, le prime risposte che hai avuto da, da Lonoce, Martellone, Manzi oggi tra l'altro si è aggregato anche Bevilacqua eh, sinceramente non ho, non ho nessun problema perché comunque Lonoce lo conosco sin dai tempi del Bari perché lui ha fatto il settore giovanile del Bari poi passò alla Juve eh, poi Martellone... Eh, lo ricordiamo tutti quanti che ha fatto una grande partita a Bitonto, anzi, vi sto facendo pagare ancora con sultanza sulla, sulla rete. E siamo d'accordo con te. E siamo d'accordo e poi ci sta, ci sta Manzi, che è un ragazzo che sta crescendo tanto. Oggi è venuto anche Bevilacqua che, che va a completare il quadro dei portieri. Per, per il momento va tutto bene. I ragazzi sono molto disponibili, stanno lavorando abbastanza bene, quindi sono contento. Gianni, presentici un po' i, i portieri in quelle che sono le loro caratteristiche, le loro peculiarità, magari in quello che, in cui loro prevalgono rispetto ad, altre, ad altri portieri, anche tra di loro. Allora, partiamo dall'Onoce, che è, tra virgolette è il più grande del, del gruppo. L'Onoce è un portiere, un portiere moderno, eh, tutti sappiamo che, che viene da... Da 5 anni di, di scuola Juve, quindi tecnicamente è un portiere molto importante. Eh, Martellone lo sto scoprendo giorno dopo giorno, e quindi è un portiere che ha fatto queste categorie e sta, sta rispondendo molto bene. Poi Manzi è un ragazzino che deve crescere, così come deve crescere Bevilacqua, però eh, i portieri più importanti al momento sono Lonoce e Martellone. Materiale ce l'hai questo Assolutamente sì. Spera. Poi dopo parleremo di chi non c'è, ma è come se fosse qui con noi ogni giorno. Dopo questo primo giro di domande, chiaramente ora cedo la parola a Mario Sicolo e Mario Romano per alcune loro curiosità da rivolgere ai nostri ospiti. Faccio subito una domanda pro capite, poi magari girano loro nella risposta. Anche se eh, Nicolangelo adombrava il sospetto della raccomandazione, eh, no, lui ha, ha subito compreso dove volessi tu andare a parare. E quindi indubbiamente eh, Anaclerio ha, sempre, ha rappresentato quello che io stesso ribattezzai una sorta di talismano sostanzialmente in questi anni. Però è un fatto è incontrovertibile il ruolo che è delicatissimo quello che tu hai. E quindi volevo capire, date come anche quest'anno sta interpretando questo ruolo di raccordo tra eh, il mister e il resto del gruppo. Beh, bisogna creare subito un rapporto molto forte con l'allenatore, eh, cercare eh, nello stesso modo di avvicinarmi ai ragazzi eh, facendo parte del loro gruppo, perché non è sempre facile che i ragazzi si possano... Uh, possano parlare liberamente con il secondo allenatore lo fanno con il secondo allenatore molto facilmente che col primo e quindi quella, quel rapporto mi serve anche poi a comunicare all'allenatore certe esigenze che la squadra ha bisogno uh, in certe situazioni um, mister um, cosa rappresenta per lei cosa può rappresentare per lei quale valore potrà avere questa stagione a Bitonto nella sua carriera è una stagione importante come lo sono tutte le stagioni. Certamente con una società così organizzata, con una squadra del genere, con uno staff um, preparato, rappresenta una stagione importante perché fare, fare bene in quest'annata sicuramente può essere fondamentale. Noi abbiamo dei traguardi importanti da, da raggiungere, quindi a mio avviso è, è una stagione importante per la mia carriera. Um. Professore, um, ho visto che già. Ha messo i ragazzi diciamo in riga, li sta facendo lavorare sicuramente in un'ottica di intera stagione la preparazione, sicuramente avrà anche delle cadenze ben precise di richiami, di riprese. Eh, quindi come pensa di eh, affrontare, visto che c'era anche il dubbio della partenza in anticipo, ma è sempre meglio che non partire mai come l'anno scorso. Quindi voglio dire è già qualcosa. Quindi come pensa di diluire o di cadenzare durante il resto della stagione la preparazione dei ragazzi? Beh, innanzitutto, dobbiamo vedere il calendario, no? quindi vedere le varie soste. Eh, in base a quello, riorganizzare un po' il tutto. Come ho detto prima, partire in anticipo molto spesso non è una cosa negativa, anzi ci dà molto tempo sia per lavorare dal punto di vista fisico ma anche tecnico e tattico che è la cosa più importante perché comunque si gioca sempre a calcio e non si fa atletica ecco, oggigiorno il, la preparazione è cambiata quasi totalmente e quindi si vive si viverà diciamo così a settimana o comunque diciamo chiamiamoli mesocicli in modo tale da capire eh, da che parte andare ecco se dare più recupero o aumentare i carichi giorno sono i ragazzi sono monitorati quasi totalmente tra i cardio i gps le varie cose quindi si riesce a capire il quadro della situazione più facilmente uh, mister sì abbiamo visto ronzare pure il drone a bitonto il giorno del preraduno uh, mister Iurino, uh, lei diciamo che ha generato uno dei massimi talenti indubbiamente chiaramente è chiaro che ci vuole la natura del ragazzo, del giovane, però è evidente che i suoi metodi di allenamento, no? più bastone che carota, si vede insomma, eh, danno i loro risultati. Ecco, solo questo: lei prima ci ha illustrato un po' le caratteristiche dei ragazzi, cosa vuole che tutti i suoi allievi assumano sotto forma di principi, al di là diciamo di doti atletiche, di principi morali. Io dai, dai miei portieri eh, la cosa che pretendo è il fatto di essere sfrontati, sfacciati e non, non temere nessun avversario. Il portiere deve essere un punto importante della squadra, quindi a prescindere che sia under o senior, il portiere è fondamentale per me, quindi è colui che, che, che ci porta 10-15 punti eh, nell'economia del, del, risultato, del risultato finale. Quindi è fondamentale per me il portiere Mario Roma. Allora, commissario De Luca. Eh, mh, in vista della, del, del prossimo test di domenica contro la Fermana, eh, una squadra di categoria superiore. Già comunque ha mantenuto la, la vecchia ossatura della, della scorsa st st stagione. Eh, come cosa pensi insomma, di affrontare? Eh, una squadra, una squadra come la Fermana, cioè che già ha buon punto. Sì, ma queste sono partite amichevoli, come abbiamo detto prima, indipendentemente dalla categoria, se è una categoria superiore o inferiore, è il momento dove si guarda soprattutto il lavoro che noi abbiamo fatto. Quindi già dalla prima partita abbiamo chiesto ai ragazzi di mettere in pratica tutto quello che abbiamo, che abbiamo provato. La stessa cosa nella partita successiva e di partita in partita dobbiamo cercare di crescere sotto tutti i punti di vista. Sappiamo che è una squadra che ha già affrontato delle amichevoli, soprattutto che ha fatto anche un'amichevole con una squadra di Serie A che sicuramente è più avanti rispetto a noi. Però sono queste partite che poi ti aiutano a portare la condizione, ad, a raggiungere una migliore condizione e ad affrontare poi meglio anche le, le successioni però non è, non è una partita dove noi stiamo guardando l'avversario, una partita dove noi dobbiamo guardare, ma questo è quello che faremo anche durante l'anno, sempre mantenendo il rispetto per tutti quanti, però dobbiamo pensare soprattutto a noi e cercare di migliorare di, di giorno in giorno. Per Gigi, eh, vecchio gruppo, insomma, a maggior parte eh, conosciuto, insomma dei nuovi, chi ti ha impressionato? di più dopo queste, queste prime, prime uscite? Beh, diciamo quasi tutti perché i ragazzi sono forti, abbiamo preso dei ragazzi, degli uomini importanti per questa categoria. Io conosco Mirko Guadalupi da forse più di dieci anni, io giocavo a Perugia, lui era, aveva 19 anni quando ero lì ed era già forte all'epoca, quindi è rimasto tale, eh, però posso parlare anche degli altri che sono arrivati. E, sono veramente bravi come ragazzi e come calciatori. No, professore, ehm, dopo aver incrociato da avversario il, il bitonto, quindi anche con altri colori, insomma, come ti trovi adesso a, a far parte di questo gruppo, questo gruppo spero vincente, insomma? Eh, diciamo che lo spero anch'io che sia vincente, quindi no, al di là di tutto eh, siamo professionisti al di là della categoria, quindi indipendentemente dai colori o eh, da avversari o da simpatizzante per alcune squadre o meno, comunque eh, è importante. Io sono contento di essere qui di una, in una società così grande. Ecco, perché comunque la società è importante, le ambizioni sono importanti e indipendentemente da tutto sono veramente contento di essere qua. Gianni, ne, diciamo, ne parlavamo già prima fuori, eh, tu non pensi a un'alternanza tra, tra, tra due portieri, cioè tu punti esclusivamente su un elemento che sia costante per, per, tutta, per tutta la stagione. A questo, a questo, a questo punto di preparazione cosa, chi, chi sta insomma, un, po più, un po' più su? Allora, io, come ti ho detto prima, a microfoni spenti, sono dell'avviso che ci deve stare la gerarchia dei portieri. C'è il portiere, poi non mi piace dire il secondo portiere, c'è il portiere e c'è l'altro portiere. Perché, come ho detto prima, è un ruolo così delicato e quindi deve dare sicurezza al reparto, deve dare sicurezza al mister e dobbiamo stare tutti tranquilli. A questo punto della preparazione. E eh, molto in vantaggio lo noce per un motivo soltanto, anche perché Martellona sta avendo un piccolo problema eh, al ginocchio ma per, per, per via di, di una botta, quindi eh, tra virgolette la gerarchia si sta creando. Però io spero che lui si possa mettere a regime e possa mettere in difficoltà me e soprattutto il mister. Se non ci sono al momento altre curiosità io mh, passerei a un ulteriore giro di domande con eh, i nostri eh, ospiti e parto, questa volta faccio il giro eh, inverso, parto da Gianni Iurino con due curiosità. La prima, noi sappiamo che anche quando termina il campionato sei in continua formazione, non ti fermi mai, sei andato un po' ovunque, praticamente a Palermo... Molfetta, non ti sei mai fermato? Questo rende chiaramente onore, uh, ma uh, vorrei capire insieme a te uh, quali devono essere le caratteristiche del portiere del futuro. È chiaro che è cambiata la figura del portiere negli anni. Come sta evolvendo la figura del portiere e come deve essere il portiere del futuro? Invitando chiaramente tutti dietro le quinte a non disturbare Ionino, che evidentemente la persona più in difficoltà davanti alle ma telecamere non sono, non sono in difficoltà però ti danno fastidio no, non è facile no, questa piccionaia con Taurino capobanda ma credo Taurino, stai tranquillo eh? allora ritornando alla domanda che, che mi hai posto tu eh, io dico che il portiere del futuro è il portiere che secondo me il portiere deve parare prima di tutto però adesso purtroppo con le nuove regole e le esigenze dei, dei mister, il portiere è chiamato a, a diventare il primo regista, a diventare il primo attaccante della squadra avversaria. Quindi eh, si chiede il giro palla, si chiede la palla indirizzata, si chiedono tante cose, anche eh, la, la palla dietro a sostegno quando la, la difesa è in possesso palla. Quindi il portiere purtroppo deve avere tutte queste caratteristiche e quindi è motivo per cui io sono sempre in giro per l'Italia. Con, con i miei colleghi amici preparatori dove ti siedi a un tavolo tra una birra e l'altra si parla di, di metodi di, di strategie per, per poter migliorare i, i ragazzi l'altra domanda ho fatto riferimento prima era, era ad Antonio figliola sappiamo che ti senti costantemente ci siamo sentiti anche poco prima della, della diretta e, come sta innanzitutto Antonio? Figliola sta, sta, sta benissimo, benissimo. Figliola sta benissimo. E ha iniziato già il suo percorso di, di riabilitazione, credo che tra un po' dovrebbe avere l'idoneità per poter riprendere a lavorare in gruppo. Io vorrei, vorrei ringraziare pubblicamente Figliola perché è stato il portiere che mi ha dato la possibilità di, di crescere. Ancora di più, mi ha dato consapevolezza del, del mio lavoro e veramente lo ringrazio perché è stato è uno dei portieri più forti in assoluto che io ho allenato. Anche se ho avuto la possibilità di lavorare con il Bari, anche in, come come comprimario in Serie B e quindi Micai, Iciazo, Gori, eh, De Lucia, ho allenato tanti portieri, però dico che eh, Figliola e un portiere importante. Sappiamo tutti quanti che ha avuto la possibilità l'anno scorso di, di andare a una squadra di Serie A, poi, poi è saltato tutto ed era per lui un, veramente eh, un, grande, eh, un grande traguardo. Poi ha deciso di, di restare con noi e ci ha dato, come al solito, eh, tanti punti. Io sono convinto che Antonio, nel momento in cui avrà l'idoneità, si metterà a disposizione e sono convinto di una cosa: ci metterà in grande difficoltà perché ha una stima immensa e ha delle doti veramente importanti. È un patrimonio della società, Antonio. È sempre un piacere ricordare Antonio, e quindi è, è qui con noi: è qui con noi assolutamente passo da... no 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 è chiaro, vabbè però no no no, no no assolutamente per l'amore del cielo, lo vorremmo vedere. Anzi oggi mi ha mandato una foto che stava a provare, quindi... Beato lui, è qui con noi fino a un certo punto, sta meglio di noi, sta meglio di noi. Gigi prima si scherzava, l'anno scorso ricordo a Vittorio qualcuno quando... Uh, magari i momenti non erano propizi, quasi si, si sperava, si auspicava uh, Gigi in, uh, come primo allenatore, a parte le battute. Um, quando pensi possa arrivare um, a Bitonto, comunque, nell nella tua carriera? il momento magari di, di fare il passo in più il passo Me lo in lo chiedono in tanti però ho sempre risposto così che al momento questo ruolo mi piace sto bene qui e le, questo ruolo da secondo mi piace molto poi in là in futuro sicuramente vorrò fare allenatore però per il momento eh, sto cercando di fare tante esperienze eh, sto avendo tante, tanti allenatori come allenatori bravi che possono dare molto e al momento sto, sono felice e sto, sto bene così. Tra l'altro anche allenatori dice, che giocano poi con moduli differenti, quindi stai anche studiando tante situazioni. Tutto, qualsiasi modulo, io lo, lo conosco a memoria al momento, so, posso fare qualsiasi modulo. <ride> in questi 4 anni ho giocato a 3, a 4, a 5, a 3 avanti. Posso, conosco tutto e è, è un grosso bagaglio di esperienza che mi servirà in futuro. Altra domanda che ti vorrei fare è, è, è la freschezza giovanile anagrafica anche eh, di, di, diciamo di questo staff a parte Iurino no. <ride> Scherzo, ciao. Ah, allora, no, lo staff. <ride> <ride> vorrei sapere un po' Anzi, non il preparatore, l'allenatore dei portieri, perché è giusto che sia così, è quello che lavora di più perché il mister sta lì, parla, urla, e Gigi che dà sostegno, il prof, il prof, lasciamo perdere. Quindi, credo che a livello di, di spirito sia io il più giovane di tutti, nemmeno tu che sei sempre più vecchio di me, la freschezza <ride> giovanile. Questa è l'arma in più di, di questo sì, bitone. Cioè, perché c'è lavoro di fare, di lavorare, quindi è importante a giorno d'oggi avere un team che sia uh, pronto a lavorare mattina e sera. Guarda, vedo molte somiglianze a, a uno staff che avevamo due anni fa, quindi che possa essere di buona auspicio. Passo al, al prof Musa, perché ho, mh, più che altro è una, una curiosità. Um, non legata all'ambito Bitonto, ma soprattutto all'ambito tuo professionale. Noi sappiamo che l'anno scorso è stato un anno particolare sui generis, da un punto di vista proprio di tutto quello che è successo causa Covid e così via. Ci auguriamo che sia ormai il passato, rappresenti il passato. Da un punto di vista atletico, come si fa a recuperare, come si riesce a recuperare magari un giocatore costretto a stare fermo? nel pieno della stagione due tre settimane anche un mese domanda bella complicata perché comunque eh, dipende dalla situazione dipende se è stato asintomatico o meno e i giorni di recupero sono molti dopo la diciamo una volta che l'esito è stato negativo no? molto spesso ho visto in questa nella stagione passata rientrare subito e ho notato subito una differenza a livello prestativo tra gli atleti sani chiamiamoli così e chi ha avuto il covid è molto, e quindi dalla mia esperienza posso dire che ci, vogliono, ci vuole un bel po' di tempo quindi non dico rifare tutta la preparazione però comunque andare con calma e grado passo dopo passo ecco nella no, su. È, è, è molto pericoloso e poi potrebbe anche non dare grosse prestazioni passo a uh, mister Claudio De Luca mister è una caratteristica che mi ha colpito in questi giorni sono stato qui soprattutto nel weekend però mi è bastato per notare Uh, quella, la tua propensione al dialogo molte volte ti sei fermato anche con i ragazzi magari anche gli under in, in particolare uh, spiegando situazioni come fare un allenamento come seguire un allenamento uh, cioè questa cosa mi, mi ha colpito il dialogo non è solo tattica non è solo tecnica il calcio ma è anche rapporti umani ma come diceva giustamente Gigi eh, lo faccio io ma lo fa tutto lo staff perché per me non è solo il compito dell'allenatore, ma è come se ci fossero quattro allenatori, siamo in quattro allenatori, tutti quanti allo stesso livello, ognuno di noi con competenze e caratteristiche diverse, magari io e Gigi invece abbiamo più il ruolo d'allenatore alla pari perché ci possiamo dividere tranquillamente i lavori. E ho trovato uno staff uh, in Gigi che non ci conoscevamo di alta qualità competenza come giustamente hai detto tu e Gigi è sicuramente pronto anche per il futuro quando lui lo deciderà di, di poter andare anche solo però uh, il dialogo con tutti quanti è, è fondamentale perché ti dà, dà la possibilità ai ragazzi di, di capire, di parlare di esternare anche qualsiasi tipo di dubbio o problema che noi possiamo risolvere e quindi nel nostro modo di fare l'abbiamo sempre fatto tutti quanti noi come, come staff il dialogo fa parte di questo nel modo giusto perché poi è importante anche il lavoro sul campo ma è fondamentale prima di tutto il formare il gruppo e capire con, con chi si ha a che fare. Quindi siamo, siamo tutte persone per bene che cercano di avere un unico obiettivo, alcune volte anche con idee differenti, però quando si portano anche le idee differenti ad un unico obiettivo, secondo me poi si possono raggiungere insieme traguardi importanti. Mister, io lascio l'eventuale la, 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 domanda, se sei soddisfatto del mercato, a, ai, ai due mari o se la vorranno fare. Più che altro invece ti chiedo. Ti aspettavi la chiamata eh, del Bitonto sì, sì. quest'estate, eh. dopo uh, ultimi anni non semplici uh, a Brindisi? È ripartito bene, poi sappiamo tutto come, come è andata uh, a finire. Ti aspettavi la chiamata del Bitonto di un progetto così importante? Il Bitonto, l'abbiamo detto, è una società seria, e non ce ne sono tante di società serie, per le, per le difficoltà del paese sotto tutti i punti di vista. Quindi, io non, eh, ogni, ogni anno cerco di dare il massimo e ogni allenatore, penso, non solo io, eh, se si lavora bene, non devo essere io a giudicarlo, ma gli addetti ai lavori e chi magari ti, ti può chiamare. Eh, ogni, ogni allenatore si aspetta una chiamata importante dove poter mettere in pratica i propri concetti, le proprie, le proprie idee. L'allenatore da solo non va a nessuna parte, il giocatore da solo non va a nessuna parte e anche una società da sola non va a nessuna parte. A nessuna parte, questo è uno sport di squadra dove serve unire 40-50 teste e portarle tutte quante in un'unica direzione. E qui ci sono tutte le condizioni per poter lavorare bene, quindi la società eh, mette noi nelle condizioni. Di pensare solo al nostro lavoro, così come i giocatori devono pensare solo a fare i giocatori, vale lo stesso anche, anche per noi. Quindi, questa è una società che ti dà la possibilità di pensare solo ed esclusivamente, come ha detto, l'ha ritoccato anche Gigi prima, noi dalla mattina alla sera non possiamo fare altro che lavorare, cercare di programmare la stagione e la, gli allenamenti nel migliore dei modi dare quelle che sono le nostre esperienze, i nostri consigli ai ragazzi e la società eh, ci permette di fare questo senza pensare ad altro quindi ogni allenatore secondo me eh, si aspetta una chiamata importante e io sono felice e contento di, di aver ricevuto questa chiamata dal Biton Io so che mh, ci sono altre domande altre curiosità da Mario Sicolo e Mario Romano cedo a loro la parola Professore, eh, riguardo la, la prima uscita ufficiale, credo il, sia il 12 settembre, si, co, eh, eh, in funzione appunto della prima uscita pensa che comunque la squadra possa, anche se effettivamente Bitonto in questo momento può schierare due squadre, <ride> chiaro quindi eh, sarà pronta il, la squadra per la prima uscita ufficiale, secondo lei insomma? Beh, ovviamente noi lavoriamo per quello cioè comunque il, il, primo, il primo obiettivo è la prima partita ufficiale. Eh, non sono qui a dire che sicuramente saremo al 100%, io posso assicurare che sicuramente i ragazzi daranno tutto. tutto ecco. eh, per entrare in condizione ci vogliono un bel po' di partite ufficiali, purtroppo... La vera, il vero problema è che in questo periodo partite ufficiali è difficile farle e, purtroppo, c'è una grossa distinzione, soprattutto dal punto di vista fisico, tra una partita amichevole, indipendentemente dalla categoria, e una partita ufficiale. Credo che nel giro di 4-5 partite ufficiali si potrebbe arrivare in un'ottima condizione. Sì, io invece volevo chiedere al Mister: uh, scelte di mercato, trattative e. Elementi acquisiti in una rosa che appare sicuramente arricchita e ben puntellata, modulo tattico da applicare sul campo. Quanto questo modulo deve essere come dire, applicato in maniera integrale e integralista sul Prato, o quanto piuttosto non è meglio usare in maniera funzionale i giocatori a disposizione. Sì, per il discorso mercato io non, non ci penso, come ho detto anche nelle precedenti interviste dei, dei giorni scorsi, perché noi abbiamo una rosa completa. L'avete detto voi, la società ha fatto un grande lavoro perché abbiamo iniziato con i tempi giusti anche in anticipo. E iniziare in anticipo vuol dire alla fine fare le proprie, le proprie scelte, avere delle idee ben precise. E poter scegliere i giocatori in funzione di quella che è stata l'idea mia, dell'allenatore, di tutti quanti noi, perché la società ha fatto i passaggi giusti, cioè ha scelto l'allenatore, ha capito quelle che erano le idee tecniche, tattiche e abbiamo potuto scegliere i giocatori funzionali al nostro, al nostro modo di pensare. Anche questo discorso il mio staff lo ha ritoccato, anche Gigi, nella, in una precedente domanda. E noi abbiamo delle idee di calcio ben chiare, delle idee di calcio che cercano di essere quelle del calcio moderno, studiamo anche per questo, siamo giovani, ci vogliamo aggiornare sempre, anche le esperienze passate ci hanno fatto capire qualcosa e quindi noi abbiamo potuto scegliere le caratteristiche dei ragazzi e come uomini soprattutto. E anche le caratteristiche tecniche e tattiche in funzione del nostro pensiero. Quindi, non dobbiamo adattare sicuramente i giocatori a un mio, a un mio pensiero, un pensiero dello staff. Siamo noi che ci dobbiamo mettere uh, a piena disposizione uh, e capire quello che è il vestito giusto per le caratteristiche dei giocatori. E noi questo l'abbiamo già capito prima, quindi, non stiamo facendo esperimenti. Uh, sappiamo le caratteristiche dei giocatori, tanti giocatori uh, sono stati allenati se non da me comunque dal mio staff già in precedenza, tanti li ho allenati io anche per 3-4 anni, quindi diventa più facile capire questo. Non mi piace parlare di un singolo sistema di gioco, anche i ragazzi nelle, nelle interviste che, che ho ascoltato e che sono state fatte... Lavorano più sui concetti e poi noi sappiamo, naturalmente noi sappiamo quelle che sono le nostre basi, le nostre idee, lo sanno pure i ragazzi, ma non vogliamo dare nessun vantaggio a nessuno. Eh, siamo, siamo qui in ritiro e lo faremo anche durante il campionato e saremo pronti anche con le metodologie che ci sono ora, con la possibilità che tutti hanno di studiare e vedere gli avversari anche di poter variare qualche volta, non tanto in base alle caratteristiche degli avversari, ma sulle nostre caratteristiche. Quindi noi abbiamo già un'idea ben chiara, non è una situazione con una squadra in costruzione o dove dobbiamo magari, come giustamente dicevi, adattare il nostro pensiero. Noi abbiamo avuto le idee chiare e le stiamo portando chiaramente sul campo e penso che ai ragazzi, soprattutto grazie al lavoro della società, questo può essere un grosso vantaggio non tanto per noi ma quanto per i ragazzi che possono entrare subito in quello che è il concetto che noi vogliamo. Prego. Se non ci sono altre domande, per chiudere faccio un'ultima davvero domanda a mister Claudio De Luca. Mister, mi ricollego un attimo al precedente mio quesito, ovvero se ti aspettavi la chiamata di Bitonto, per chiederti se pensi che questa esperienza di Bitonto sulla scorta delle, delle ultime stagioni possa essere crocevia per la tua futura carriera, che ricordiamo è partita anche molto presto, molto giovane, molto in, maniera, cioè in maniera prematura, però può essere un punto di rilancio, di ripartenza della tua carriera. No, ma Io, ah, io non parlerei di, di ripartenza perché non sei mai fermata, alla fine sono 16-17 anni che, che alleno, però eh, quello che mi piace dire è che un allenatore secondo me migliora di anno in anno, nel senso che tutte le esperienze che tu hai passato, positive o negative che siano, perché poi come vi ho detto prima, questo non è uno sport dove il tutto dipende solo dall'allenatore o dal giocatore, ci sono tante situazioni e tante variabili che cambiano. Io vi dico la verità, è un po' ho ascoltato le interviste del, della Nazionale quest'estate quest dei, dei, eh, dei ragazzi stessi e io vi dico che in questo ritiro soprattutto io me, me lo sto godendo giorno per giorno, momento per momento perché secondo me è, è giusto che sia così, l'ho sempre fatto ma quest'anno ancora di più per tutto quello che stiamo, che stiamo creando. Quindi io non, non sto pensando alla mia carriera qui, non è la carriera dell'allenatore. Che deve, che deve essere messa in primo piano. Secondo me, è proprio tutta l'annata di tutta la società. È una società che merita altri palcoscenici, che non c'entra niente con il dilettantismo. Quindi, più che la mia carriera, secondo me è giusto portare la società dove, dove merita. La società è quindi tutti. I giocatori, tutto lo staff, tutto eh, il lavoro che c'è dietro con il magazziniere, con il fisioterapista, con il dottore. Quindi è tutta una grande squadra, anche voi stessi perché la, la parte della stampa è fondamentale. È tutto il lavoro che c'è dietro e sarebbe il giusto premio, eh, poter arrivare nei, nei professionisti, il giusto premio a tutta questa macchina organizzativa. Poi io la mia carriera la metterei dopo, Sar un vantaggio penso sarebbe per tutti quanti, non solo, non solo per me. E allora, grazie a mister Claudio De Luca, ma grazie a tutti, quindi anche al professor Giovanni Musa, al, all'allenatore dei portieri Gianni Iurino. All non sbagliamo più se non Cimena. questo ce lo anche da noi siamo allenatori dei portieri, e all al vice allenatore, allenatori secondi. Come si dice? Allenatori. Il coallenatore oh, Gigi Anaclerio, detto rivaldo detto Il Rivaldo del Sud, facciamo la solita domanda del gol nel derby. no, basta, no Abbiamo dato negli anni, Mario. Altre domande, altri quesiti? Ringraziamo chiaramente Mario Sicolo e Mario Romano che ci hanno raggiunti qui. Grazie a voi, un saluto. Ci vediamo domani. Sicuramente, sì, perché domani ci sarà un. un ci sarà un lungo weekend. Ora ah, riepiloghiamo un attimo gli impegni, riepiloghiamo un attimo gli impegni perché domani pomeriggio alle ore 15 15, 15, 16, ora valuteremo un attimo. Avremo una puntata speciale con il presidente Francesco Rossiello che domani arriverà qui a Camerino e quindi ci sarà sicuramente una puntata sempre con la compagnia dei due Mario con il numero uno della società Nero Verde. Domani sera torneremo sempre con Bitonto in eh, camerino per eh, una puntata con eh, altri quattro volti nuovi de, eh, provenienti dal mercato eh, estivo del Bitonto, ovvero eh, Santoro, Rimoli, eh, Colacci e eh, Canutè. Domenica trasmetteremo a partire dalle ore 18 uh, il test all'allenamento congiunto a Sarnano, che è qui vicino, contro la uh, fermana uh, formazione di Serie C in diretta alle ore 18 sulla nostra pagina Facebook. Ringraziamo. Radio 00, Official Media Partner ed in particolare Filippo e Danilo Mingirulli. Ringraziamo il relè Villa Fornari che ci ospita qui a Camerino. Da Camerino appunto è tutto. Grazie e buona serata.